Molto bene, a questo punto dimostriamo. Molto bene, a questo punto dimostriamo come ricavare la relazione famosissima tra la massa e l'energia. Sappiamo che un'onda elettromagnetica trasferisce una quantità di moto di questo tipo, P uguale a energia diviso C, e che un corpo di massa M sia fermo in un sistema S', per esempio in una navicella spaziale. Riceve dall'alto due radiazioni che per comodità diamo come ciascuna di loro e mezzi e fratto 2 per comodità di calcolo, quindi dall'alto riceve una quantità di moto meno e fratto 2c perché il sistema di riferimento è verso l'alto e la radiazione è verso il basso, e un'altra radiazione sempre di energia e fratto 2 che arriva dal basso verso l'alto. Quindi concorde col sistema di riferimento che abbiamo adottato. Quindi questa massa, questo corpo, riceve due radiazioni, una dall'alto e una dal basso. La quantità di moto di ciascuna di loro è mezzi per C, E fratto 2C, quindi il totale delle quantità di moto ricevute sarà E fratto 2C più meno E fratto 2C, ovvero 0. Questo quindi ci dice che la sua quantità di moto non cambia e la velocità rimane esattamente la stessa. L'energia totale che assorbe però non è la stessa, perché se supponiamo di ricevere un pugno, non è che il pugno che arriva dall'alto o dal basso cambia segno, l'energia totale è la somma delle due energie. Quindi per comodità abbiamo messo E mezzi ed e mezzi e quindi abbiamo E totale. Osserviamo ora cosa accade dal sistema di riferimento fisso, ovvero della Terra, rispetto al quale S' è in movimento con una velocità v, cioè la navicella si sta spostando. Quindi questo è il sistema di riferimento della Terra e questo è il sistema di riferimento della navicella. La velocità v è anche quella del pacco del corpo che si trova sulla navicella. Se consideriamo questa situazione, la quantità di moto che arriva dall'alto all'inizio è qua, ma poi sarà un po' più avanti, quindi il vettore dopo un certo tempo sarà inclinato sia dal basso che dall'alto. Quindi schematizziamo il vettore P2 e il vettore P1 che avranno componenti x e componenti y. Ora le componenti y sono opposte, quindi si semplificano, mentre le componenti x sono concordi e quindi si sommano. Ok. Come si sommano? Si sommano in questo modo: px sarà la somma della componente 1 più la componente 2 lungo la x. Consideriamo una delle due, quindi il vettore per esempio che arriva dall'alto. Questo vettore, quantità di moto, sarà dotato di una componente x e di una componente y. Perfetto. Si generano due triangoli, un triangolo e un secondo triangolo. Questi due triangoli sono triangoli simili, quindi il triangolo ABC e il triangolo ADE. Vediamo se si può costruire una proporzione. Il cateto orizzontale del piccolo azzurro, PC, sta al cateto orizzontale del grande verde, DE, come l'ipotenusa del cateto del triangolo piccolino, AC, sta all'ipotenusa del triangolo grande, AE. Ma il primo cateto BC è la quantità di moto lungo x. Il cateto
di E è la velocità della navicella, P è la quantità di moto e C, parallelo a P, perché sappiamo che P e C, i due vettori, sono paralleli, e anche lui C, la ipotenusa del triangolo grande. Quindi la quantità di moto X, P, sarà data da V per P diviso C, ma siccome abbiamo che la quantità di moto P è E fratto 2C, otteniamo questa relazione della componente X, V per E fratto 2C quadro. Quindi la quantità di moto lungo l'asse X aumenta rispetto a prima. La quantità di moto è delta P uguale V per E fratto C quadro, perché chiaramente è ottenuta dalla componente della quantità di moto che arriva dall'alto e la componente della quantità di moto che arriva dal basso. Ecco perché abbiamo messo il 2 per comodità di calcolo, così poi sparisce. Nel sistema di riferimento S grande, il corpo, prima di essere investito dalla radiazione, aveva una quantità di moto P, che era massa per velocità. Dopo aver ricevuto la radiazione, la sua quantità di moto finale è data dalla quantità di moto iniziale più questa variazione di quantità di moto che abbiamo appena calcolato prima. Se consideriamo la quantità di moto finale dell'oggetto, avrà la sua quantità di moto iniziale più questa variazione che abbiamo citato. Ma in S', cioè sulla navicella, il corpo è fermo, quindi all'aumento di quantità di moto non corrisponde un aumento di velocità. E questa è la chiave della dimostrazione. Aumenta P, ma non aumenta V. L'unica cosa che può aumentare è la massa, perché non è che se illuminiamo una scatola su un treno, questa scatola si mette in movimento. Il corpo quindi deve avere una nuova massa che giustifica l'aumento di quantità di moto. Questa nuova massa, M' sarà data dalla vecchia massa più un contributo nuovo dovuto alle radiazioni. Ecco che la quantità di moto finale sarà data da questa somma di masse per la velocità. La quantità di moto iniziale, MV, era data da MV, viene aumentata di V per E fratto C quadro. E quindi, se mettiamo le due cose a confronto, si semplificano i due MV e si semplifica una velocità. Otteniamo che delta M è uguale a E fratto C quadro. Quindi esprimiamo la quantità di moto prima ed esprimiamo la quantità di moto dopo aver considerato che l'unica cosa che può aumentare è la massa. Otteniamo la famosa relazione E uguale a delta MC quadro, dove l'energia E trasportata dalla radiazione che investe il corpo in movimento. Di solito si scrive così, E uguale MC quadro, anche se dovremmo scrivere così, col delta. Se la velocità è nulla, ovviamente se la velocità è nulla, le due masse coincidono perché non ci sono variazioni di massa, e potremmo scrivere quindi che l'energia a riposo di un oggetto è dato dalla massa a riposo dell'oggetto per C quadro. Un corpo di massa M0, quindi 50 kg, possiede una energia solo per il fatto che ha una massa. Massa M ed M0 quindi non sono la stessa cosa. In E l'energia sono comprese tutte le forme di energia, compresa quella cinetica, e vediamo, non lo sapevamo, vediamo che l'energia cinetica aveva già
in passato l'indicazione della massa. Quindi se cambia E, cambia la massa di un corpo, e se cambia la massa di un corpo, cambia l'energia.